Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ha nominato il presidente di componenti del consiglio d'amministrazione della Fondazione Tomasi di Lampedusa. Alla presidenza è stata confermata Letizia Pace. I componenti del consiglio di amministrazione sono Angela Incardona, vicepresidente, Rosario Lovasco, Rosaria Loggia, Natalia Vitello, Alessandra Falsone e Micaela Cacciatore. Le interviste di Gaetano Ravanà. Sindaco, da stasera riparte la Fondazione Tomasi, che in realtà non si è mai fermata, con un nuovo CDA. Sì, in applicazione dello statuto, essendo intervenuto il rinnovo del Consiglio Comunale e dell'amministrazione, occorre rinominare il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Tomasi. La nomina è stata fatta in questi giorni, oggi abbiamo dato l'annuncio ufficiale. Ho avuto il piacere e il privilegio di confermare come presidente la dottoressa Letizia Pace, che ringrazio per il suo impegno che è sempre costante, forte, quasi viscerale nei confronti di questa istituzione. Viene riconfermato pure Rosario Lovasco, che ringraziamo per il suo impegno, così come ringraziamo i membri uscenti, il dottore Vaccaro, il dottore Taibbi e la dottoressa Di Vincenzo. Diamo il benvenuto ai nuovi membri di questa istituzione, che sapranno dare anche il loro importantissimo contributo. L'istituzione rappresenta per Palma di Montechiaro qualcosa di importante, perché è legata alla famiglia Tomasi e l'abbiamo fortemente voluta, perché negli anni Palma aveva quasi dimenticato il suo rapporto con il Cattopardo e con la famiglia Tomasi. L'istituzione, insieme a tutti gli altri organismi di questo comune, mira a riallacciare i nodi con questo passato glorioso, e mi auguro che la sinergia con Santa Margherita Belice possa andare avanti sempre in maniera più proficua, perché è importante per la nostra terra che l'istituzione Tomasi svolga in questo ruolo di collegamento tra la nostra realtà e quella che era la nostra storia e la nostra fondazione. Quindi auguro un proficuo lavoro all'istituzione e al nuovo CDA. Lei durante la conferenza stampa ha detto uno o due eventi devono essere calendarizzati annualmente, poi il contorno chiaramente. Chiaramente. Riteniamo che i premi portati avanti dall'istituzione siano stati importanti e di grande successo, ma vanno consolidati nel tempo, perché un appuntamento fisso è un arricchimento ulteriore rispetto all'iniziativa culturale stessa. Gli eventi estemporanei sono importanti, ma lo sono meno rispetto a un evento fisso, che poi costituisce quell'appuntamento che negli anni diventa un appuntamento imperdibile, non solo per la città di Palma, ma anche per chi fuori dalla città di Palma, di tutta la nostra regione, ma anche al di fuori della regione, vuole vivere i sapori, gli umori e i suoni del Cattopardo in un appuntamento fisso così importante, che lega la cultura al territorio, la storia al futuro. Negli anni passati molto è stato fatto, dalla presentazione della mostra dell'arazzo di Raffaello al Gattopardo d'Oro, e anche quest'anno quindi programmeremo la terza edizione del Gattopardo d'Oro. È un evento che non vuole essere solo limitato a Palma di Montechiaro, che intende richiamare anche i paesi dell'Interland, quindi la promozione del nostro territorio, la valorizzazione di ciò che abbiamo, della nostra storia, perché Palma è ricca di storie e di bellezza. Dunque far conoscere la nostra Palma di Montechiaro per i suoi valori artistici, culturali, storici, e questo naturalmente programmando vari eventi oltre il Gattopardo d'Oro. Sabato ci sarà un evento molto importante con la compagnia di danza storica, che si esibirà nei balli storici, dal valzer del Gattopardo alla manzurca, cioè tutto ciò, tutti i balli che ci faranno rivivere la magia e l'atmosfera del ballo del Gattopardo. Ma questo è il primo evento di tanti altri che poi ne seguiranno naturalmente.